ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua, nuovo video! Yeah. Io sono Carita Dolce e lei è... Nizia Mara! La mia sorellina! Siamo qua per farvi un nuovo video della serie I più brutti, dopo avervi fatto i vestiti più brutti di Carlita, i vestiti più brutti di Nancy, le scarpe più brutte di Carlita, le scarpe più brutte di Nancy. Tutti i video come al solito vi lasciamo nei box di informazione. Ora, le scarpe più brutte... No! Le borse più brutte di Carlita Dolce! Yeah. No vabbè, no, uffa. Le 5 borse più brutte. Mi devi di nuovo. Grande richiesta, grande richiesta, è vero, sì, lo devo ammettere. Abbiamo raggiunto più di 10.000 like, avevo tantissimi like al video precedente delle scarpe più brutte, quindi ci avete chiesto a gran voce, volete vedere anche le borse più brutte di Carlita. Vedremo delle belle. Vi chiedo, ragazze, mi raccomando, raggiungiamo per questo video 15.000 like. Per fare le borse più brutte di Nancy. No, no, non ci sto. Vi farò vedere lo scempio che ha Nancy. Quando borse mai? Di nonnina. Sono troppo belle, eleganti, sì. Cose proprio da... Mi dovete credere, del 1800. Sì, vabbè. Ragazze, like, così faremo il continuo e faremo appena raggiungiamo 15.000 like, come abbiamo fatto adesso, come avete visto. Ma ora sono le borse più brutte di Carlita Dolce. Non mi fa neanche parlare più, che fine che ho fatto, ragazze. Al quinto posto. Ah, delle... ragazzi, già spedita, sempre con una top 10 al contrario. Certo, al quinto posto delle borse più brutte di Carlita Dolce. Questa borsa fucsia, mi piace, la borsa della Barbie fucsia, com'è bella, è gigantesca, mi piace, è bella, è gigantesca, poi il colore è proprio fine, non si nota, per esempio io non lo so, mi vesto tutta nera, poi metto questa borsa, un pugno nell'occhio, wow, per passare inosservata, e poi troppo inosservata, c'ha tutti i dettagli dorati, sì, ragazzi, troppo brutta, ma che è, quest'età, c'hai 40, 50 anni, quanti anni c'hai, 50 anni, ancora con le borse di fucsia, ma quando mai? Io sono la Dineggio, c'ho pure le trecce, ma quando mai? Ah, una borsa, guarda, non c'è età, dicono, ma per questa borsa proprio neanche una bambina se la metterebbe sta borsa, ragazzi. A me piace, super fashion e non carina. Non credo, una borsa per le Barbie e basta. Al quarto posto, di tanto lo sapete, questa cosa che felicità. Butta le borse a terra, sì. Ci cammina sopra, cioè così ha fatto. E dopo le rompo? Buttate tutte così. Al quarto posto, la busta trasparente. Non è una busta, è una busta. Sembra la busta per mettere le lettere. Poi sa che fa lei? Mette gli assorbenti, tutte queste cose, e gira con sta borsa così. Ma è scema! Ma che fa? Sai che non si possono guardare gli assorbenti, molte cose schifose, no? Che schifo, una borsa schifosa. Ma non è una borsa schifosa trasparente. Ma non è vero! Sì, tutte le cose. Ma questo invece è un borsello dove tu ci metti le creme, le cose dentro. Squallido. Oppure squallido. Usare per uscire, ci metti il cellulare, magari così dici rubatemi il cellulare, ce l'ho qui dentro, magari ci metti anche le banconote, così mi fa capire quanti soldi ci ha. Devo dire la verità, non so a che serve questa, ecco, borsa, infatti dici la verità, mi ha usata sta cosa trasparente? Sì, qualche volta sì. C'è pulita, guarda, non l'ha mai usata sta cosa. Ma che ti compri? Al terzo posto la borsa della munnezza. Com'è brutta, ragazze! Praticamente è nera lucida. Guardate com'è brutta, è un tipo plastica, puzza. No, bellissima. Questa borsa è di Berlino e me l'ha portata mia mamma quando è stata a Berlino. Perché sa il tuo cattivo gusto e ti ha comprato questa. Mi ricordo bene, a me ne ha comprata una molto più bella. Oh, sapendo te, c'ha dei gusti orridi, ha detto prendo questa busta plastificata, borsa plastificata lucida. Guardate quanto è brutta la munnezza. Mettici la munnezza dentro e buttala! Avviciniamoci al secondo posto. Stiamo avvicinando al primo posto. Chissà che borsa ci sarà al primo posto. Mi dia, forse me la sono fatta. Al secondo posto la borsa a bocca, ragazze. Che c'è per la vi sembra che io vi prendo in giro? Ma lei c'ha queste borse nell'armadio. C'ha una borsa a bocca. È troppo bella, ragazzi, dite la verità, è bellissima. È la borsa a bocca, vi rendete conto? È bella. Non c'entra nulla, è solo una. Già incollata ci fa il cellulare. Questo è per le serate in discoteca. Ah sì. Metti tipo un abitino corto, tutto. Ma questa ti prendo un'altra cosa. Poi ti metti questa qua così. Sì.
così, guarda com'è bella. E quando cammini fa proprio... Che gusto, che gusto. Rossetto rigorosamente rosso, certo. Guardate com'è bella, è bellissima. Nancy, ma sai che ti sta bene, guarda. Ma tu te la metti così, guarda, quando esci. Questa come ecco. La chiameremo, la borsa? La borsa bocca. Bocca siliconata. La borsa duck face. È al primo posto. Al primo posto, la borsa più brutta di Calita Dolce, quale sarà mai? È la più bella. La borsa leopardata. Non avevamo dubbi. È bellissima, ragazze, questa borsa. Poi il materiale, guarda, non si spiega tanto che è dura. La borsa è fantastica, bruttissima. È troppo bella, com'è. È Madonna, mia orrida. Perché praticamente orrida. Dietro è di pelle e sopra un po' di camoscino. E poi c'è questo qua, guarda com'è bello doppio. Guarda là quel coso doppio com'è brutto. Madonna mia, è bellissima questa borsa. È troppo orrore bello. Allo stato puro, bellissima questa borsa. A me piace tanto. Poi dai, è molto molto caliente. Bella, bella, bella. Nancy, se vuoi te la presto. È impazzita la borsa leopardata. Comunque ragazzi, questo è tutto. Queste erano tutte le mie borse, alcune delle più orrori. Perché ce ne sono anche altre più brutte. Speravo che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, mettete tanti pollici in su così facciamo il continuo e stavolta faremo le borse più brutte di Nancy. Vi prego ragazze, raggiungiamo tanti like perché vi devo vendicare, vi devo far vedere tutte le borse nonnina style del 1800 di Nancy, che neanche la mia bisnonna se le mette, veramente uno scempio. Raggiungiamo tanti tanti like, noi vi mandiamo un bacio grande, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao, ciao.